sera amici di Dinamo TV, è una grande serata per la Dinamo perché il post vittoria di Torun, dove la squadra di coach Gianmarco Pozzecco ha conquistato la terza vittoria in 4 partite in Basketball Champions League. Per in tema di Europa siamo ospiti oggi dell'English Center, dove ci sono tanti ricordi dal punto di vista dei viaggi in Europa, comunque legati anche ai terminal, agli arrivi, insomma, dei viaggi che fa la Dinamo. Oggi 3 viaggi per ritornare a Sassari, dopo averne fatti altrettanti per arrivare a Torun, con tutti i trasferimenti, dove anche Marco Spisso e coach Gianmarco Pozzecco ne hanno parlato in conferenza stampa. Ma Dinamo, che è stata davvero straordinaria nell'ultimo quarto, andiamo subito a vedere qual è stato il parziale micidiale che ha cambiato la partita, ovvero il 21-4 a cavallo tra la fine del terzo quarto e l'inizio del quarto periodo, che ha deciso la partita. My past is my present, babe. Yeah, I make decisions to glow. Ridiculous flow, potential to glow. You know, I just do that. Consolidate my regions, line it up, put them together. Anyone that ever let me down, forget them forever. My memory's bad, remember me though? My memory's gone, my memory, it limits me, home. No tree huggers, cause all the lumber's gone. Niggas knocking on wood, pass through the hood when it's good, and they chopping up wood, breaking up stems till in my brim. With a limp like a pimp, though I'm shaped like a wimp. They put no fear in him, it's just me and the end of my time. Dopo aver visto il parziale che ha deciso la partita, però in parte non si è visto quello che è stato l'MVP del match. Stavamo qua cercando sul nostro dizionario la parola MVP, ovvero Most Valuable Player, il miglior giocatore della partita. 14 punti di fila nel terzo quarto, 4 bombe, alla fine 22 punti, 7 rimbalzi, 8 assist, 34 di valutazione per un ragazzo nato a Sassari, Marco Spissu, e lui l'MVP Manì di questa partita. Abbiamo visto grande protagonista dell'incontro, l'MVP Manì di questa partita, ovvero Marco Spisso. Ci sono state altre grandi prestazioni all'interno del match. Dwayne Evans, 29 punti con 12 su 16 dal campo. Miro Bilan, è stato importante anche il contributo di Gentile, di Sorokas. Ma ci sono state veramente tantissime belle azioni in attacco da parte della Dinamo. È stata veramente difficile scegliere la top 5 reale mutua, lo spettacolo assicurato. Tra poco vedremo, ma qui ovviamente top 5 è una parola che qui è anche da English Center, perché top 5, le migliori 5 azioni. Qui vedo che al posto che insegnare ai ragazzi insegnano come entrare su Dinamo TV, come vedere tutti i nostri video, quindi anche l'English Center è presente il subscribe, ovvero iscriviti a Dinamo TV, ma noi adesso ci vediamo la nostra top 5.
especially at home, they run so much, and of course the travel for us is not good for us, because we take a 3 flight yesterday, so we are a little bit tired, but it's no excuse. We know that we come in just to play, and we did our job, win, and now we have to recover because Sunday we have an important game. Okay, thank you very much, Coach. How you describe this game in Arena Torino? What was the key to success today? First of all, I want to congratulate with Torun, with all the players, with the coach, even with without some important players. We have to recognize that you play without really important players. So, but. Like Marco says before, probably today we were a little bit tired because we had like long travel yesterday, but like he said, has not been excuse. Torun play really good basketball, especially in offense. They score a lot of points, they run so well on the court, and they put us in trouble. We were not so focused, in my opinion, especially transition defense, and we let them take too many offensive rebounds. So, but to the end, like for us, like Marco says, it was so important to win the game. We played, in any case, great offensive basketball, and so we are happy we won the game. It will be easy for most of the. Oh, sorry. It will be not easy for most of the BCL teams to play here, because Torun play really good offensive basketball. Fridays del Banco di Sardegna. Vieni in filiale a scoprire le occasioni incredibili. Bank Fridays, Banco di Sardegna. Ovviamente ha giocato la Dinamo, che per 24 ore prima da sola nel gruppo A. Ricordiamo che per le sconfitte c'è un punto, per le vittorie c'è 2 punti, e quindi la Dinamo ha 7 punti per il momento, è da sola in testa, attendendo ovviamente i risultati di questa sera tardi da parte di Ankara, Marrese e Strasburgo. Ieri c'è stata la vittoria anche di Ostenda, importante, contro gli Ectabellis, che rimane fanalino di coda con 0 vittorie in 4 partite, mentre Ostenda conquista la seconda vittoria appunto della sua BCL. C'è stata anche la bellissima vittoria di Venezia di 13 sul campo del Partizan, ribaltando anche il -3 dell'andata, una grandissima partita con l'ex Dinamo Rashon Thomas, un po' un remake della finale scudetto anche per lui. Con 18 punti non è bastato, perché c'è stato uno strepitoso Mitchell Watt. Infatti domenica alle 20:45 ci sarà il posticipo proprio tra Venezia e Dinamo, una grandissima partita assolutamente da non perdere. Ma noi siamo qua quasi in chiusura, poi ci vedremo tutti gli highlights della partita appunto della Dinamo a Torun, davvero tantissime belle immagini. Ma ricordiamo che qui lo scriviamo in italiano, anche se siamo all'English Center, perché per tutti i ragazzi che si vogliono iscrivere, fino al 30/11, che è la data ultima per potersi iscrivere, il corso annuale completo, davvero per fare un corso a 360 gradi qui con tutti gli insegnanti e per imparare l'inglese nel migliore dei modi. Noi siamo davvero in chiusura, vi rimandiamo ovviamente a tutti i nostri appuntamenti, grazie per averci seguito e buona serata a tutti, e grazie qui dall'English Center.
was building on the lecture. Verses coming daily under pressure. Working on the plot and the scheme. The true style trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one. One shot for the kill. The breeze cut, freeze up. Straight dropping the chills. I'm talking. Un po' sbasso il taglio di Ivans, fatto molto bene per la schiacciata, l'uno contro uno senza palla. Nel primo tempo Spissu con il pick and roll, ancora da tre punti, si sente caldo Marco Spissu con la bomba, ne mette una, ne mette due, questo è il terzo giro, 7-4-6-9 questa volta, sì. Maciosky chiama time out per... secondi, Spissu con la palla in mano, bellissima palla schiacciata e un grandissimo assist per Curtis Jarres. Questa è giocata, pensata e scritta a tavolino. Facendo tutto molto meglio difensivamente. Ivans con spazio da tre importante, lo mette, Dwayne Ivans.
Fridays del Banco di Sardegna. Vieni in filiale a scoprire le occasioni incredibili. Bank Fridays, Banco di Sardegna.